Sono Fausto Boscariola e dalla mia più tenera età ho sempre avuto la matita in mano. Sono un disegnatore, un progettista e un modellista. A 19 anni entravo nell'ufficio tecnico della Peugeot a Parigi, poi nel centro stile della carrozzeria Bertone a Torino. Sì, sono stato formato professionalmente nel mondo dell'auto. Poi, a metà degli anni 70, in Friuli come libero professionista, dove posso dire di aver fatto il pioniere per il design in vari settori produttivi, macchine speciali, arredamento, idromassaggio, bici, irrigatore da giardino, autobus, eccetera. Da qualche anno, come insegnante, tengo un corso di design del prodotto al terzo anno all'ISIA di Pordenone. Perché? Semplicemente ritengo sia un mio dovere condividere con voi la pratica di questo mestiere maturato in tutti questi anni e per cercare di trasmettere a voi giovani che siete il futuro queste esperienze vissute come designer. Negli anni 80 è accaduta una rivoluzione straordinaria, l'evento del computer. Bene, il mio metodo di insegnamento consiste proprio nell'imprimere e farvi capire il prima di quell'evento, in quanto diventerà la chiave d'accesso per farvi capire il dopo. Conoscendo questo, affronterete l'uso del mezzo con molta più consapevolezza e rapidità. Un altro aspetto importantissimo del ruolo del design è la sua responsabilità. Ogni progetto realizzato e messo in produzione ha un costo in termini di risorse ambientali. Vuol dire che dobbiamo progettare con passione solo oggetti per migliorare l'esistente in termini di forma, funzione e consumo mondo. Questa è la grande sfida delle nuove generazioni. Si affronta questa sfida coscienti che non si progetta per soddisfare il proprio ego, perché non progettiamo per noi ma per gli altri. E questo meglio lo farai se ami il tuo prossimo, il che significa anche avere a cuore il tuo pianeta. Certo, il design non salverà il mondo, ma aiuta a vivere meglio, come ha detto qualcuno. Chiudo dicendo che non serve sempre scoprire nuovi orizzonti, basta aprire gli occhi e imparare a vedere. ISIA Design a Pordenone. Auguri sinceri.